Stiamo per giungere a Calascio. Ai piedi del paese lasceremo il camper, poi cominceremo l'ascesa verso la Rocca e il suo castello, uno dei più elevati e belli d'Italia, inserito dal National Geographic tra i 15 castelli più belli al mondo. Dall'alto dei suoi 1500 metri domina un paesaggio spettacolare che guarda il Gran Sasso, la Maiella e la Dorsale del Sirente. Meta prediletta di molti fotografi anche in seguito al fatto di essere stata set cinematografico di alcune scene del film Il nome della rosa e di Lady Hawk. Partendo ai piedi del borgo di Calascio nel tardo pomeriggio, cominceremo l'ascesa che ci porterà a goderci il tramonto alla Rocca. Un paio di chilometri tra vicoli e sentieri che ci avvicina sempre più ad una meta che sognavamo di vedere e fermare con le immagini nella nostra mente e nel nostro cuore. Ma vedete, il tramonto farà salire la voglia di scoprire anche le luci dell'alba e così si farà doppia visita. La fatica sarà dimenticata con il silenzio e la bellezza del luogo. Escursioni con tutte le luci, di giorno, di notte, sempre. Ma come non tutte le luci? Cosa vuol dire? A tutte le ore del giorno. Comunque, di sera va bene. Rifacciamo. A tutte le ore del giorno e della notte. Qui a Rocca Calascio. E c'è anche lui, il mitico, il capitano Bombay. Queste escursioni di pochi chilometri si stanno rivelando un disastro. Via, la direzione è sempre via. È una fatica questa da fare per salire la Rocca. C'è chi si merita il ravioli e chi il brodo Padrucci. Io vado sul leggero per non appesantirmi. Comunque alla Rocca e a Calascio e all'Abruzzo. A fine pasto un brindisino alla salute di Calascio. Di Scusate le scemate, però ci siamo. Dove?
ci siamo, vieni qua, ti avvicinati, se no non ti si vede. Ci stiamo prendendo il caffè. Vedi. Ragazzi, saluti da Rocca Calascio. Dalla scena.